Grazie, sì, l'esperienza di Multimedia dura da metà degli anni 70 fino adesso e diciamo che ha salvato i 15 casolari rurali e circa 200 ettari di terra che sono stati occupati e tuttora sono abitati e lavorati, diciamo, dalla gente che ha resistito fino adesso e ci ha passato praticamente la vita. E nonostante che la regione Umbria, la locale comunità montana, praticamente per tutto il corso di questi 40 anni non ha mai collaborato ed anzi a varie riprese ha cercato anche di sgomberare, tuttora non si è trovata una soluzione, diciamo, legittima, formalmente legittima, legale. Però a me, mentre vedevo il film, mi veniva in mente un'altra cosa, in particolare mi veniva in mente di parlare di questo. Cioè, questa mattina Cristian e io eravamo a un incontro all'INEA, che è l'Istituto Nazionale di Economia Agricola, che sta su Via Nomentana, e che tra l'altro è un benemerito istituto del quale io sono molto contento qualche volta di andarci ai convegni che fanno, perché pur essendo un'istituzione pubblica, dà voce a opinioni le più varie sull'agricoltura e affrontano tanti temi molto interessanti, in particolare sull'agricoltura contadina. Però ecco, mi veniva in mente questa mattina c'erano rappresentanti delle grandi associazioni di categoria del mondo agricolo, Coldiretti, la CIA, Confagricoltura, altre, insomma, Sicobagri, ecco. E mi veniva in mente che se noi avessimo fatto qualche discorso che si avvicinava un po' a quello che le persone che si vedono in questo documentario cercano nell'agricoltura, avrebbero detto che questa non è agricoltura e che sono delle cose così hobbistiche, irrilevanti, che non, diciamo, che loro pensano alle cose serie dell'agricoltura, no? E che questo non c'ha niente a che fare, sostanzialmente. E allora io pensavo adesso, che cosa le persone che noi abbiamo visto nel documentario, che cosa vedevano in quello che stavano facendo? Secondo me non è che vedevano di fare un'attività agricola nel senso in cui intenderebbero questa parola quelle persone che vi dicevo stamattina. E c'era per esempio la famiglia marocchina che ci vedeva, mi sembra, un'integrità spirituale, un senso di solidarietà con le famiglie vicine, un legame con la parola di Maometto e secondo gli insegnamenti della loro religione. C'erano le donne africane e le donne brasiliane che ci trovavano la ricostruzione di una comunità. C'erano i tedeschi di Berlino che guardavano alla valorizzazione dei beni comuni. C'era la famiglia turca che riusciva a ricostruire qualcosa della loro vita tradizionale, anche culturale e comunitaria, dalla quale venivano e che hanno dovuto lasciare per emigrare in Germania. C'era l'artista tedesco che ci cercava proprio un senso esistenziale della vita. Quindi, questa pure è agricoltura. E dire che questo non è agricolo e questo non è degno di considerazione da parte di chi si occupa del mondo agricolo, significa essere ancorati a un'ottica veramente ristretta che ormai penso sia proprio ora che riconosciamo che ha fatto il suo tempo. Perché i problemi, la crisi che noi ci troviamo davanti, se continuiamo a considerarla nel modo spezzettato in cui siamo abituati per questa mentalità pseudoscientifica a vedere la realtà in generale, in cui ogni elemento, ogni aspetto della realtà lo dobbiamo considerare in modo specialistico, guardando al dato misurabile oggettivo e separandolo da tutto il resto del contesto, non faremo altro nel cercare di trovare delle soluzioni che riprodurre quella stessa mentalità che ha creato i problemi. Quindi, diciamo, secondo me l'agricoltura è tante cose ed è anche in luogo, diciamo, in misura molto importante, dobbiamo considerarla una risorsa esistenziale, non è soltanto una risorsa economica. Chi fa un orto urbano in città non credo che vuole diventare un imprenditore agricolo, non esiste. Però cerca nel prodursi, nel lavorare la terra, nel prodursi il proprio cibo, nel vedere che cresce delle piante, nel farlo vedere ai suoi figli, nel
nel ritrovarsi con altre persone e ricreare una comunità nei quartieri, nel rendersi conto che anche se c'è disoccupazione, questa disoccupazione è tanto meno grave quanto meno siamo legati a doppio filo in maniera assolutamente dipendente dall'avere un salario e un posto di lavoro, ricostruisce la possibilità di un'altra visione della vita, un'altra realtà della vita. È un'altra realtà, perché secondo me dobbiamo fare caso a un fatto che molti di noi che vorrebbero un diverso mondo possibile ci troviamo sempre davanti alla contraddizione di trovarci una posizione un po' velleitaria, nel senso che lo vorremmo costruire ma poi alla fine siamo legati sempre a doppio filo economicamente al sistema che noi vorremmo rifiutare, vorremmo cambiare. L'unica cosa che permette di cominciare a realizzare veramente, per quanto in modo parziale, una realtà di questa idea è partire dalla terra, perché è l'autonomia alimentare che inizia a dare una base di indipendenza, una base diversa da quella che comunque ci rende parte del problema. Per quanto piccolo sia, nel momento in cui noi vediamo che ciò che ci serve da mangiare ce lo possiamo anche produrre da soli, comincia a essere parte della soluzione, comincia a mettere le radici su un terreno diverso, diciamo, nella nostra vita. Allora, voglio dire, per esempio, per richiamarmi all'esperienza mia personale, noi adesso si vuole vedere l'agricoltura come una cosa che deve dare i posti di lavoro e se no non viene presa in considerazione. Allora, negli anni 70, che c'era un'altra mentalità, quando noi di Montepeglia eravamo giovani, non solo non siamo andati lì per cercare un lavoro, ma abbiamo lasciato il lavoro che ci avevamo in città perché volevamo un altro tipo di vita. Quindi non è vero questo, non necessariamente. È un altro tipo di vita, uno se lo cerca sulla base della terra, lo può anche cominciare a costruire in modo diverso, altrimenti mi sembra molto difficile. E anche comunque per voler fare un discorso meno, che questo sicuramente è un discorso che appunto che alle persone che dicevo stamattina potrebbe sembrare molto romantico e poco realistico, e invece però vorrei dire anche che la dimensione dei contadini, in primo luogo dei contadini, non degli imprenditori agricoli, dei contadini tradizionali come sono sempre stati, non sono mai stati esclusivamente professionalmente contadini come quello che lavora e che la mattina attacca a quell'ora, stacca a quell'altra e fa il contadino e basta. Non è così. I contadini sono sempre state persone che si trovavano uno stile di vita, un modo di stare al mondo, un tipo di economia che era integrata con l'ecosistema nel quale viveva, e non erano solo produttori di cibo ma erano produttori di tanti altri beni non alimentari che gli servivano per la loro vita, che erano prodotti anche con forti collaborazioni comunitarie e che parte della loro sussistenza era anche una piccola parte di vendita e l'integrazione del reddito con altre forme di lavoro che potevano essere anche extra agricole, falegnami, muratori, maniscalchi, qualcuno era anche musicista, qualcuno andava a lavorare all'estero per dei periodi stagionali e portava a casa dei soldi. Questo ha sempre fatto parte della vita contadina. Quindi quando ci vengono a dire voi siete contadini part time o non vivete di quello, soltanto non ci si vive, e allora? Cioè, infatti io quello che domanderei alle persone che mi immagino vedendo questo film stamattina avrebbero detto questa non è agricoltura, e allora? E allora, cioè, voglio dire, ma se questa non è agricoltura, e la vostra che cos'è? Cioè, davanti a tutti i problemi che ci vediamo davanti, parliamo dell'agricoltura e ci limitiamo nell'ottica magari della PAC, eccetera, e tutti gli altri problemi che dobbiamo guardare, come li vediamo? Ci volete dire che così si creano, col sistema vostro, si creano i posti di lavoro? Non mi pare, i posti di lavoro si perdono, in realtà. Allora, recuperiamo un'idea di lavoratore che non è soltanto necessariamente quella o dell'imprenditore, datore di lavoro, oppure quella del lavoratore dipendente, e ricordiamoci che il contadino era un lavoratore autonomo, non imprenditore, che viveva di un'economia circolare, non un'economia orientata a fare impresa con l'orizzonte del profitto e della crescita, ma un'economia
bilancio, il punto circolare che prima di tutto guardava la sostenibilità di come amministrava quella base di risorse indipendente che aveva sulla quale basava la sua sopravvivenza. E quindi che una possibilità di recupero di questo, per esempio non vendendo il demanio agricolo pubblico ma dandolo in concessione in affitto agricolo agevolato a chi va a ripopolare i territori abbandonati al disastro idrogeologico, come succede chiaramente ogni anno di più adesso, questa possibilità di coltivare della terra, di prodursi il proprio cibo, di crearsi un'autooccupazione, magari anche integrandola con altre forme di reddito part-time di ogni altro genere, perché oggi chi farebbe il contadino oggi lo fa per scelta e ha anche un livello di competenze medio alto, non necessariamente quello che era 100-200 anni fa. Questa potrebbe essere un'alternativa alla realtà del fatto che ci dicono ogni giorno che ci dobbiamo dimenticare il posto fisso. Ben venga che ci dimentichiamo il posto fisso se abbiamo una qualità migliore della vita di quella di passare tutta la vita in un ufficio, ma dimenticarsi il posto fisso oggi come alternativa ci dicono che ci dobbiamo rassegnare a fare corsi di formazione e poi impieghi part time, impieghi a progetto, impieghi a termine e disoccupazione e precarietà. Allora io preferirei cercare di avere un pezzettino di terra e produrmi tutto quello che posso e poi fare questi lavori, quello che farei comunque, ma in una situazione di parziale indipendenza e anche con un senso della vita migliore, più sensato, più profondo, che poi è quello che mi sembra che cercavano le persone, appunto, che abbiamo visto nel documentario. Per questo ci vogliono altre politiche, altre leggi, molto diverse da quelle che ci sono, che ci mettono come piccoli contadini fuori legge, e ci vuole proprio un'altra mentalità che purtroppo appunto molte persone che credono di capire che cos'è l'agricoltura e cosa non deve essere non hanno molta difficoltà a immaginare.